Benvenuti in questo video, sono Johnny95 e questo è Hearthstone. Allora, apriamo buste, direttamente così, senza intro lunghissime. E vediamo se riusciamo a trovare qualche leggendario nuovo. Piaga divoratrice, furto vitale, infligge 4 danni su di vita casualmente a tutti i vettori nemici. Non è male quel carto. Sciame di Imp, evoca un Imp 3-2, si potenzia quando è 5 mana. Ok. Scolpide velenoso. Veleno, grido di battaglia, rinviene la magia. Ok, rara, marchio del guscio aguzzo, +2/+2 un servitore, se la provocazione ne mette una copia nella tua mano. Sai che non è male questa carta? Frenesia, mette nella tua mette nella mano una magia casuale della tua classe. Ok, va bene. Va a vedere, 2, 2, 11, 13, 17. Io credo che apriamo fino all'11 e poi ci fermiamo. Esploratore di acque fertili. Dopo che è stato evocato un mullo sotto tuo controllo, gli fornisce più un attacco e assalto. Ok, questa è base. Predone ferito, provocazione, grido di battaglia, infligge 6 danni a se stesso. Ah, bravissimo, ti infligge danni da solo. Questo è quello di prima. In questo chioma come aguzza, prendersi attacca un nemico casuale. Ok, rara. Spettro della terra, provocazione, grido di battaglia, infligge un danno ai servitori nemici. Ok, andiamo avanti. Stiamo registrando, ok, perfetto. La vedo un'epica. Comunque, lancia ghiaccio, costa 2 in meno per ogni nemico congelato. Vabbè, qua devi avere le magie di ghiaccio per lanciare questo qua. Zannaguzza, lantern di morte. Avevo un servitore con lantern di morte, 3 o meno mana dalla tua mano. Ok. Acqua sorgiva rinfrescante. Pesca 2 carte, ricarica 2 cristalli di mana per ogni magia pescata. Io volevo switcharle una alla volta, però va bene lo stesso. Quanti obiettivi sto completando? Comunque, allenamento celeste. Imposti i tuoi cristalli di mana a 0. Imposta 1 il costo delle carte nella tua mano e nel tuo mazzo. Mistura paralizzante. Un attacco e il tuo eroe è immune quando attacca la tua arma. Con il ladro. Apriamo questa. Canaglia del porto. Linea di battaglia. Pesca una pirata. Pesca un pirata. Va bene. Venditrice ambulante, scambio, grido di battaglia, ottiene +1/+1 per ogni altro tuo servitore. Quindi in campo. Armare i cannoni, infligge 3 danni a un servitore e un danno a tutti gli altri servitori.
Ok. Quindi non è molto vantaggioso comunque. Scambio. Rush pre-jot. Scambio. Evoca 2 tartarughe 2-7 con provocazione. Questa non è male. 7 di costo celestiale. Dopo che hai consumato 5 mana delle magie, riduce di 5 i costi di una magia nella tua mano. Prende, perde un'integrità. Ok. Vai, continuiamo ad aprire. Tasta cittadina, scambio, furto vitale, infligge un danno ai servitori nemici. Psicodemonio, dopo che hai lanciato una magia d'ombra, infligge due danni a entrambi gli eroi. Magia d'ombra non credo di avercela, quindi non mi è utile. Ingegnere degli abissi. Devi tagliare, viene un robot, costa uno in meno. Defias contaminato. Chiede battaglia. Infligge due danni se ha una magia d'ombra in mano. Non ne ho di magia d'ombra, quindi mi sembra un po' inutile. Spara pesci Defias. Grida battaglia. Infligge due danni a un nemico casuale. Ripete l'effetto per ogni opinione delle due bestie. Ok. Vai. Apilo. Infligge un danno a tutti i servitori, uccisione onorevole, ottiene più un attacco per questo turno. Leggendaria! Attenzione. Adepto furia d'artiglio. Linea di battaglia, più un attacco agli altri tuoi personaggi per questo turno. Ok, leggendario. Leggendario dorata. Buono. Filatello di Tamsin. Rinvieni un tuo servitore con l'antolo di morte. Morto in questa partita. Fornisce ai tuoi servitori il tuo l'antolo di morte. Buono. Lo stregone comunque. Vendicatrice di Roccavento. Dopo che hai lanciato una magia su quel servitore, ottiene più due attacco. È da vedere comunque. Proteggere gli innocenti. Evoca un protettrice 5-5 provocazione se il tuo eroe è stato curato in questo turno. Ne evoca un altro. Quindi prima devo curare il mio eroe e dopo utilizzare questa carta. Quindi sarà un po' diverso da fare. Cioè, in ogni spacchettamento troviamo una leggendaria almeno, quindi va bene. Caffè neve amplificato, grida per tagli. Il tuo prossimo potere eroe costa 0 e congela il bersaglio. Ok. Portabandiera, ottiene più un attacco quando un tuo servitore muore. Ok. Leggendaria! Serraglio dei lupi bianchi. Alla fine del tuo turno evoca un lupo 2-2 con... Non questa leggendaria, quella che viene dopo. L'ultima. Alla fine del tuo turno evoca un lupo 2-2 con furtività. E la vedo perché brilla di giallo, quindi... Dura 3 turni. Vabbè, non è male come carta. Custode inizia. Linea battaglia, se un drago in mano evoca un draghetto 2-1 con assalto. Sirella la devota. Linea battaglia, attiva il rantolo di morte di ogni tuo servitore morto in questa partita. È da vedere perché ha 5 di scudo. E non ha vita. Non ha neanche il danno. È da vedere come carta, perché non so se la uso. Non lo so. Persona, ok, sono abbastanza in orario.
L'antro di morte, l'avversario pesca due carte. Ostica, ostica. Ah, l'avversario pesca due carte? È un vantaggio per l'avversario, no? Non penso a utilizzarlo allora. Cultista Sirakes. Video battaglia, fornisce una maledizione abissale all'avversario. Ancora. Non la voglio dare le cose all'avversario. Mirmidone. Dopo che ha lanciato una magia su questo servitore, pesca una carta. Non lo so. Suri delle profondità. Silenzio un servitore può infliggere danni pari al suo attacco suddiviso casualmente dai servitori nemici. Questa è da vedere perché può fare danno agli avversari. Odore di sangue. Infligge danni a un nemico. Evoca una squadra 5-5 con assalto. Per il ladro. Tanto abbiamo trovato due leggendari, quindi è buono. Prossimo episodio ne troviamo tre. 9, non lo so. Manta di luce, provocazione, costa uno in meno per ogni carta del paladino che hai giocato in questa partita. Sì. Pollicine, dopo questa vettura ha subito esattamente un danno e viene distrutto. Leggendaria! La guardia della città, fornisce tre armature, evoca un naga 2-3 con provocazione. Ok. Interessante. Inabissamento. Infligge 4 danni a un servitore. Ditemelo se vi sto annoiando, leggendo le carte. Però devo capire anch'io cosa fanno le carte. Fornisce una maledizione abissale all'avversario. No, è una cosa all'avversario, non va bene. Granchia Toa. Colosso più 2. Le tue chele di Granchia Toa hanno più 2 attacco. Oh. Per il ladro ci penserò su. Vai, apri le buste. Tre leggendari per adesso. Metamorfosi Medusa. La sua mostrazione è Medusa 4-1 con 2 danni magici. Bollicino, già letto. Forgiatore d'ossidiana. Grido per il dragaggio. Se la carta del servitore o un'arma le fornisce più 1 più 1. Scavatella per di marea. Dracaggio se la carta è un mullo che ne evoca una coppia 2-2. Manta di luce, già letto. Queste erano un po' doppie come carte. Rara dorata. Scontra colossi. Aggiungi il servitore colosso casuale alla mano di entrambi i giocatori. Il tuo costa 2 in meno. Ah, interessante. Reti uncinate. Infligge 2 danni a un nemico se hai giocato un naga mentre avevi questa carta in mano, scegli un secondo bersaglio. I naga non so cosa siano, però va bene lo stesso. Tutte carte che non sono servitori? Profondità abissale, pesca i tuoi due servitori con il costo più basso. Ok. Rido per te, ragazzi, se la carta è servitore da un mano lo evoca. Dragaggio, se la carta è una magia ne riduce il costo di 3. Dragaggio non so cosa voglio dire, ma va bene. Epica. Gorgo, distrutto tutti i servitori e le loro copie dovunque siano. Oh la Madonna. Sì, ma distrutto anche i miei servitori, quindi non è buono. Infliggete danni, costa 0 se hai giocato un naga mentre avevi questa carta in mano. Predazione. Mirmidone. Questo l'avevamo già letto. Errante corallino. Grido battaglia e rantolo di morte. Evoca un brulicatore piranha 1-1. Ok, non tanto utile.
cantatrice barbarica. Provocazione. Grido di battaglia. Scambia il costo di una magia casuale dalla mano di ogni giocatore. Ok. Particolare come incantesimo. Vai, prima che il gioco si incanti. Sto prendendo troppe buste. Epica. Costa 10 questa. Lascia il giardino. +5/+5, scudo divino a un servitore. Costa 1 in meno per ogni mana che hai usato per le magie sacre in questa partita. Magie sacre non so se le ho, quindi non lo so. Boh. Il sicuro del deck non ne ho, quindi non lo so. Alfiere del caos, furto vitale, grido di battaglia. Se hai lanciato una magia vile mentre avevi questa carta in mano, ottieni assalto. Una magia vile. Lo vuol dire? Tic tac. Scudo divino, grido di battaglia, +1/+1 a un robot casuale nella tua mano. Quindi dovevo avere un robot in mano. A guardia della città, fornisce tramatura con Naga 2-3 con provocazione. Questo l'ho già detto. Machi sacri. Rigenera la tua salute. Può essere usata più volte in questo turno. Ah, più volte? Interessante. Brulicatore piragna. Assalto. Ottiene +1 attacco dopo che è stato evocato un brulicatore piragna sotto controllo. Non ne ho di brulicatore piragna, quindi non lo so se ne ho, quindi magari ne ho trovato uno adesso e non me lo ricordo. Rituale di Ascara. Silenzio servitore e ne evoca una copia. Ne metto un rituale sommerso in fondo al tuo mazzo. Questo mi sembra di aver già visto. Lama d'ossa. Grido per tagliare dragaggio. Dragaggio non so cosa vuol dire. Truffatore pelicano. Dormiente per un turno. Assalto. Vabbè, se dormi però. Banco di piragna. Mette nella tua mano le 3 brulicatori piragna 1-1. Aspetta, ma questa qua va in combo con la prima? Sì. E costa 2-2-1. Quindi va bene. Quanto stiamo registrando? Ok, sì. Ancora siamo sul tempo giusto. Robo squalo. Dopo che è stato evocato un robot sotto controllo, infligge a danni suddivisi gradualmente dai nemici. Interessante. Scaglia luce arcobaleno. Più un danno magico. Basta. Pinna vile traccia sangue. Legge battaglia dragaggio. Salvagata un mullo che costa salute invece di male. Scrivetemi nei commenti cosa vuol dire dragaggio. O naga. O tutte e due, se avete l'idea di sapere tutte e due, quindi. Toccare il fondo. Evoca un mullo con 1-1 con. Poi draga. È draga. Cosa vuol dire draga? Se la carta è un mullo che ne evoca un altro. Sì. Totem ancorato. Dopo che è stato evocato un servitore da un mana sotto controllo, gli fornisce +2/+1. Questo l'ho già trovato. Raggio lunare, infligge un danno a un nemico 2 volte. Penso comunque siete curiosi anche voi di vedere se io trovo leggendarie. O epiche, anche epiche sono male. Però leggendarie. 3 leggendarie in questo video, quindi buono. Infligge un danno a un nemico 2 volte. Infligge un danno a un nemico 2 volte. Quindi 2 il danno. Gemelli di pinna. Assalto, grido di battaglia, evoca una copia di questo servitore. Ah, la copia di se stesso. Questo ho già visto. Canino bot. Grido di battaglia, dragaggio. Se la carta è un servitore da un mano lo evoca. Non capisco come funzioni, però va bene. Questo avevo già letto. A lungo andare le carte si ripetono. Automatron di sicurezza. Ottiene +1/+1 dopo che è stato evocato un robot. Questo mi sembra averlo già letto. Doni della scala.
Perché una carta? Se hai giocato un naga mentre avevi questa carta in mano e ripeto l'effetto. Cultista Sirakes. Io battaglio, fornisce una maledizione abissale all'avversario. No, dare una cosa all'avversario non va bene. Tu fatturi sulla sua, almeno è la mia opinione, quando dare cose all'avversario, secondo me non è una cosa buona perché sono carte in più. Tu fatturi sull'asse, dormiente per un turno, l'assalto immune quando attacca. Oh, immune quando attacca. Non è male, però può essere attaccato. Questo penso di averlo già visto. Apriamo l'ultima e poi le altre apriamo in un altro episodio. O in altri due episodi. Comunque lì c'è un'epica. Specialista di scavi, dove di dragaggio riduce il costo della carta di 1. Ok. Amici di Pinna. Se evoca una che 6-6 con vocazione o 6 lontre 1-1 con assalto. Meglio con provocazione. Da capire come funziona, perché va a fortuna. Questo è un gialetto. Gialetto però è un'epica, quindi buona. Degli abissi, riduce di 3 il costo delle ultime 5 carte nel tuo mazzo, poi draga. Ok. Ci mancano 13 buste e 17 buste, per un totale di 30 buste, che apriremo nei prossimi episodi. Probabilmente farò un episodio per 13 buste e un episodio per 17 buste. Poi magari scrivetemi nei commenti se avete un'opinione diversa, ma probabilmente il video lo registro subito dopo che ho caricato questo, e quindi lo so per tenermi in pari, e quindi non so come funzioni la cosa. Però vi ho trovato un sacco di carte nuove, vi ho trovato tre leggendarie, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Invito un like, un commento per darmi la vostra opinione, iscrivetevi al canale se nuovi, iscrivetevi e condividete il giro, mi sono dimenticato quello che volevo dire. E ci vediamo nel prossimo video. A presto!